Salve a tutti. Si attende da un momento all'altro che il Ministero dell'Economia e Finanze comunichi il numero dei posti effettivamente autorizzati per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021-2022. Infatti, dopo le operazioni di mobilità, i posti effettivamente vacanti e disponibili sono oltre 112.000, di cui 81.000 su posto comune e oltre 30.000 su sostegno. Tuttavia, è quasi certo che non verranno tutti autorizzati dal Ministero dell'Economia e Finanze. È che sicuramente il numero dei posti effettivamente autorizzati non sarà in grado di rispondere alla richiesta pressante da parte delle migliaia di precari che annualmente vengono reclutati con contratto a tempo determinato. Nel frattempo, però, in attesa della comunicazione dei posti da parte del MEF, è partita la procedura di indicazione della provincia per il reclutamento a tempo indeterminato da parte degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi. La prima fase, quindi, attraverso la funzione istanze online, è stata aperta da quasi tutti gli USR d'Italia. A questa seguirà una seconda fase, dopo che sarà noto il numero dei posti autorizzati, in cui gli aspiranti sceglieranno le sedi effettivamente da loro ambite. A questa prima fase seguirà la procedura di convocazione telematica degli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, i quali potranno esprimere le sedi preferite tramite sempre la funzione su istanze online. La novità, ne abbiamo parlato tante volte di quest'anno, è che seguirà un'ulteriore fase, una procedura straordinaria di reclutamento che interesserà i docenti inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze delle GPS. Questo reclutamento avverrà sulle sedi residue dopo le operazioni di immissione in ruolo da concorso e da graduatorie ad esaurimento. In alcune province, in particolare, considerato che gli aspiranti ancora inseriti nella graduatoria di merito dei concorsi e nelle GAE sono rimasti pochi, addirittura queste graduatorie sono esaurite, le chance di essere assunti dalla prima fascia delle GPS aumenteranno naturalmente in misura proporzionale. Si è in attesa, a proposito di immissione in ruolo da GPS, di conoscere in via definitiva quali modifiche saranno apportate in sede di conversione al testo originario del decreto Sostegni bis e se quindi sarà confermato, come sembra, il requisito dei 3 anni di servizio per l'immissione in ruolo su posto comune e se verrà eliminato per quanto riguarda i posti di sostegno. Vedremo, come dicevo, nei prossimi giorni il testo definitivo. Per essere costantemente aggiornati, vi invito a seguire il sito della Tecnica della Scuola e i canali social. Arrivederci a tutti.